Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi approcceremo a Studio One e alla situazione di gestione del live. Tanti utenti di Studio One, io per primo utilizzo appunto l'Adobe per accompagnarmi nei live, inviare sequenze musicali o click. Esistono diversi sistemi di utilizzo in questo senso, ma ne esistono pochi, anzi forse proprio un paio, per poterlo fare in maniera professionale e estremamente flessibile. Faccio live sia come direttore musicale sia come musicista e mi sono trovato spesso a dover utilizzare un sequencer per inviare tracce registrate su cui poi suonare e al tempo stesso sincronizzare ad esempio le luci, le proiezioni o altri tipi di attrezzature. Le DAW in questo senso hanno avuto un impatto enorme e reso utilissimo il sistema gestibile con un laptop piuttosto che con un pesante ed ingombrante desktop. Ogni DAW compie egregiamente questo scopo a patto di saper creare un workflow più stabile e rapido possibile, anche suscettibile a volte ai cambi di scaletta repentini. Come fare questo? Dobbiamo per prima cosa prendere in considerazione l'aspetto stabilità. Proprio questo può danneggiare infatti tutto il lavoro di preparazione a live e quindi rovinare lo spettacolo, soprattutto se coinvolgiamo sync esterni. Questo vuol dire, in parole povere, creare un computer scollegato da internet, senza software di elaborazione che agiscano in background come gli antivirus. Insomma, tutto ciò che possa in qualche modo piantare il sistema. Consiglio in questo caso di creare un nuovo utente nel sistema che abbia queste caratteristiche da cui possiamo avviare senza problemi per ritrovarci in una situazione più velocemente possibile. In questa situazione installeremo soltanto la DAW, i driver della scheda audio e i driver dell'iLock se ci dovesse servire per qualche plugin. Nel caso di Studio One non serve la chiave, come ben sappiamo, possiamo autorizzare fino a 5 computer contemporaneamente e questo ci torna utile se abbiamo anche un computer di backup, ossia un secondo portatile pronto all'uso per ogni evenienza. Durante i miei live in giro per il mondo mi è capitato di avere uno dei due Mac malfunzionante a causa proprio degli spostamenti, scanner nei vari aeroporti, smontaggi da parte delle varie dogane, eccetera eccetera. Per cui un secondo Mac è stato provvidenziale in qualche occasione. Se non siamo costretti a questo stress, uno solo è più che sufficiente, semmai con un secondo hard disk pronto al riavvio. La scheda audio svolge un ruolo fondamentale. Anche essa deve supportare tanto stress da parte dei tecnici, gli smontaggi, rimontaggi, jack e connessioni che vengono staccate e attaccate più e più volte, danneggiando anche gli ingressi o le uscite della scheda audio stessa. Quindi parliamo di stress meccanico puro. In questo caso estremo. È bene quindi scegliere schede create per lo scopo. La migliore che sia sopravvissuta a questo per innumerevoli tour è stata la RME. Un altro fattore importante è che sia staccabile al volo, quindi hot swap, che vuol dire che nel caso uno dei due computer si pianti per una ragione qualsiasi, stress termico sotto il sole o in paesi estremamente caldi, stress meccanico, vibrazioni del palco, caduta, eccetera, è importante che risulti semplice e veloce staccare la scheda di un computer e inserirla nell'altro, continuando il play dello spettacolo il più rapidamente possibile. Normalmente le schede Thunderbolt Quantum e RME Thunderbolt OSB sono state in grado di eseguire questa operazione facilmente senza dover riavviare il computer. Gli hard disk SSD sono diventati un must sia per il caricamento della DAW, delle sequenze, ma anche del sistema operativo qualora ci fosse un crash. Sul palco ogni secondo è prezioso, per cui niente hard disk meccanici suscettibili anche alle vibrazioni del palco. Tornando alla DAW, vediamo come organizzare il tutto. Quello che ci occorre sono fondamentalmente tre cose. 1. Le sequenze di click e click vocale. 2. Le sequenze della song, gli stems o una traccia stereo. 3. Le sequenze backup della song. Ogni song dello spettacolo avrà un suo time base e quindi un suo click, e ogni musicista potrebbe volere anche un proprio tipo di click. Magari ai musicisti basta quello a beep in stile Logic. Il batterista potrà ad esempio volere quello più aggressivo del cowbell, magari in ottavi piuttosto che in quarti, come ad esempio sui brani lenti. Ed il cantante solo quello necessario per gli attacchi, magari proprio quando deve cantare su pads o su archi e non ha un riferimento ritmico da parte della band. In alcuni casi gli attacchi vengono anche registrati a voce a mo' di click, per cui già tre tracce saranno occupate dal click.
In Studio One è facilissimo renderizzare le tracce con i diversi suoni e creare velocemente queste tracce. Accediamo al setup di click e renderizziamoli in base alle esigenze. Iniziamo col creare la nostra song. Lo chiameremo Live Set. Scegliamo la frequenza di campionamento in base alle nostre esigenze. Se dovessimo comunque collaborare con video è sempre bene rimanere a 48 kHz. Rimaniamo a 24 bit e lasciamo il tempo per ora a quello che è settato. Poi per ogni song metteremo il giusto metronomo. In Studio One, per accedere alle tracce di click, quindi alla configurazione del metronomo, possiamo cliccare direttamente sulle preferenze del metronomo. In questa posizione diventa facilissimo renderizzare le tracce con i diversi suoni e creare velocemente le tracce di cui abbiamo bisogno. Ad esempio, ascoltiamo il metronomo, mettiamo il time base in misure, creiamo il nostro loop ad esempio e renderizziamo il metronomo. Possiamo renderizzare il metronomo all'interno del Time Start to Song End oppure all'interno del loop che abbiamo selezionato. Nel caso avessimo bisogno di un altro suono di click, procediamo con il cowbell, come vi dicevo, abbassando l'accento del secondo ed alzando il primo. In questo caso facciamo render ed abbiamo una seconda traccia di click pronta per il batterista. In alternativa potremo creare anche dei pre-count e pre-roll di delle misure che decidiamo qui in basso. Qualora volessimo invece utilizzarlo in ottavi, spostiamo il metronomo in 4 ottavi, ritorniamo sul nostro click classico, abbassiamo e renderizziamo. In questo modo abbiamo anche il click già pronto, diviso per gli ottavi. Facendo questa operazione nelle song che andremo poi ad importare nel nostro live, sarà semplice poi avere anche i click che si possono muovere su una time base non stabile, come spesso accade per i rallentandoli e accelerando all'interno di un'orchestra. Nel caso in cui volessimo aggiungere un nostro suono oltre a quelli già presenti, possiamo scegliere Add Sound e caricare un suono che abbiamo campionato precedentemente. Ovviamente, se ci troviamo in questa situazione, una scheda audio con più uscite è assolutamente necessaria. Una volta terminate le nostre song, per poter iniziare a creare una situazione live è importante trasferire gli stems di ogni song all'interno di un arrangiamento generale che creeremo poi per lo spettacolo intero. Per prima cosa apriamo una delle nostre song e attraverso la funzione Export Stems, che troviamo qui in alto, scegliamo le tracce o i bus in questo caso che ospitano le parti più importanti della canzone. Nel mio caso appunto ho già creato il bus Vox, Cori, Pianoforte, Vox 2, Chitarre, Basso, Sequenze, Effetti, Pad, Synth, Archi, Cassa, Batteria, eccetera eccetera. Esportiamo comunque tutti gli stems. Ci possono tornare utili per diverse situazioni, come vedremo. Non è importante esportare gli effetti come i riverberi e i delay, perché poi dal vivo verranno gestiti direttamente dal sala mixer, a meno che non facciano parte proprio dell'arrangiamento e quindi abbiano un approccio compositivo nel brano. Una volta eseguita questa operazione, controlliamo che il pulsante preserva le tracce mono sia acceso per preservare appunto gli stems mono. Non ci sono in questo caso, ma è bene tenerlo acceso. Creare appunto un loop di esportazione dall'inizio alla fine della song in maniera che ogni stem abbia lo stesso punto di attacco. Dare il nome a cui poi verranno assegnati déjà vu, ad esempio in questo caso piano, vox, eccetera eccetera. Non pubblicarlo. E la sequenza di esportazione verrà improntata in questo caso 24 bit 48 kHz, oppure scegliamo altri tipi di frequenze di campionamento qualora fosse necessario. Una volta terminato clicchiamo ok e avremo a disposizione tutti gli stems di questa song. Ricordiamoci di scriverci da qualche parte anche la velocità di metronomo appartenente 126. Se all'interno della song, in questo caso non accade, ma trovassimo dei rallentando o degli accelerando, sarà necessario creare il file di click direttamente all'interno di questa song ed esportarlo sempre come stem. Per fare questo, come abbiamo visto, andiamo su metronomo, click in questo caso e facciamo render tra il loop. Eccolo qua. Poi potremo direttamente prenderlo dalla cartella media che si trova all'interno della song di Studio One. Facciamo questa operazione per tutte le song che intendiamo riproporre dal vivo e poi vedremo come montarle all'interno di una song generale pronta per il live set.
Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove affronteremo gli argomenti in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce e affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul canale sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi la notifica dei nuovi video caricati. Ho aperto un account Patreon che mi permette di supportare la creazione di questi video tutorial gratuiti. Se il video quindi vi è piaciuto, come anche gli altri, e volete partecipare e sostenermi in questa impresa di divulgazione didattica gratuita, iscrivetevi al mio canale Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto!